Nagelsmann, ah, marzo aveva già criticato il Prato qui a Francoforte. Che tipo di Prato si aspetta domani qui a Francoforte? Ma non saprei, devo dire la verità. L'ho già detto in tutte le altre interviste. Questo è un campo sempre difficile, un po' scivoloso, dipende sicuramente anche dal meteo. Sappiamo che è difficile poi anche che in questo stadio l'erba cresca da sola per via proprio del meteo, c'è poco sole, il campo non è migliorato un granché in realtà. Non mi preoccupa tanto per il gioco, ma quanto per i possibili infortuni dei giocatori domani. Abbiamo già visto che ci sono stati dei giocatori qui come Bellingham che hanno avuto poi anche dei problemi, hanno rischiato di farsi male seriamente, specie per i giocatori poi di stazza, se si scivola rischia di, ci si rischia di fare male. Pensiamo anche a Kyle Walker. Insomma, non è il massimo dal punto di vista della prevenzione degli infortuni, però la situazione è questa, le condizioni di partenza sono queste, dovremo gestirle e cercare di sfruttare al meglio il campo per quello che è. Julian, ha iniziato due volte con la stessa formazione. Domani, che ne dice, squadra vincente non cambia oppure ci saranno delle modifiche per via anche dei diffidati? Stasera ci riuniremo con i miei vice e decideremo la formazione. La cosa importante comunque è mantenere il ritmo di chi gioca. Non abbiamo tanto tempo per allenarci e giocare insieme in quanto nazionale. Certo, conosciamo i giocatori per la loro carriera nei club, però non giocano spesso insieme in questo 11. Io comunque mi fido di tutta la rosa. Devo dire che se fossi un giocatore e il mio allenatore mi facesse giocare e poi domani decidesse di sostituirmi, per esempio se sostituisci Andrich con Gross domani, devo dire la verità, non mi sembrerebbe neanche il massimo del rispetto nei confronti di Pascal Gross, che verrebbe messo solo perché siamo già qualificati. Insomma, al di là di questo io mi fido veramente di tutti nella rosa, e se qualcuno poi sarà squalificato abbiamo degli validi sostituti, quindi non facciamo troppi calcoli da questo punto di vista. Poi, certo, ci sono anche dei casi specifici di singoli giocatori che hanno una posizione delicata e magari sono diffidati, per cui poi magari si prende una decisione individuale diversa. Però abbiamo anche in questo caso, ripeto, se ci fossero squalifiche, una rosa all'altezza e ampia. Bonjour Monsieur Nagelsmann, Daniel Visentini de la Tribune de Genève. Murat Yakin aime beaucoup surprendre son adversaire avec des changements de joueurs ou de position ou de style de l'équipe de Suisse. Est-ce que ça peut déranger l'équipe d'Allemagne ou pas du tout? Questo può in qualche modo. Sì, certo, Murat ci può mettere in difficoltà, lo stimo molto, è un ottimo allenatore. È anche una persona con cui ho vari punti in comune, anche a livello personale. È vero, finora la Svizzera ha giocato anche con delle posizioni sorprendenti per alcuni giocatori, hanno una rosa sia esperta ma anche giovane che non è mai stata agli europei, quindi affamata, che vuole mettersi in mostra e che vuole mettersi in mostra anche per le logiche di mercato. Sicuramente è l'avversario più forte di questo girone per noi, la Svizzera. Devo dire la verità, non hanno dominato le prime due partite per tutti i 90 minuti, hanno fatto in tutte e due le partite finora due tempi abbastanza diversi, nella prima partita con l'Ungheria in modo particolare, ma anche con la Scozia. Il secondo tempo è stato peggio del primo, ciononostante
ritengo che la Svizzera sia il più forte degli avversari in questo girone, quindi ci aspettiamo una sfida avvincente domani che cercheremo di vincere. Nagelsmann, se vi qualificate per primi potreste incontrare la Spagna, se arrivate secondi magari qualche altra squadra. La Spagna è stata impressionante finora. A queste cose pensate? Non è una cosa di cui parlo molto con i miei colleghi. Alla fine è difficile parlare alla squadra e dire no, dobbiamo domani perdere, dobbiamo perdere domani. Siamo competitivi e giochiamo una partita di calcio per vincerla. E domani è una partita che vogliamo vincere. Non possiamo prevedere esattamente chi sarà il nostro avversario quando ci saranno gli scontri diretti. Si tratta semplicemente di avere sempre più fiducia in se stessi e prepararsi bene per le prossime partite. Vincere più partite di seguito aumenta la convinzione, fa bene alle prestazioni. Quindi noi vogliamo assolutamente vincere le partite e questo vale anche per domani, poi si vedrà chi saranno i nostri avversari. Se arrivassimo primi nel girone, sappiamo chi sarà lo sapremo martedì chi è il nostro chi è la squadra che dovremo affrontare e quindi ci prepareremo di conseguenza. Domanda a Nagelsmann, ha parlato delle qualità del prato, del campo. Ecco, che impatto avrà questo prato così strano, così di bassa qualità sull'andamento della partita? In quanto giocatore bisogna prepararsi a questo tipo di condizioni, penso per esempio a quello che è successo anche a Declan Rice che è scivolato e c'è stata un'azione che è stata più rischiosa, insomma sono tutti rischi che possono succedere, ma non possiamo adesso ridurre l'andamento della partita di domani soltanto alla qualità del prato, i fattori sono moltissimi, del resto non è detto che una qualità del prato scadente sia indicatore anche di una cattiva partita. Mi faccio più preoccupazioni sì per quanto riguarda la salute dei giocatori, i loro infortuni sia dei miei che di quelli svizzeri, perché se non c'è grip su quest'erba è difficile, si può scivolare e dovremo giocare col prato che c'è, anche se dopo 70 minuti il prato sarà messo male. Moltissimi giocatori nella rosa hanno già fatto una bella iniezione di fiducia con le prestazioni, non tutti però. Sané ha avuto prestazioni difficili finora. Cosa ci può dire su Sané? Ha la sensazione di dover parlare con Sané magari più che con gli altri, uno ad uno a quattro occhi? Come gestisce Sané in questo momento in rosa? Ci sentiamo spesso, abbiamo contatti regolari. Certo, non è che abbiamo bisogno di sentirci 10 volte a settimana. È vero che ha avuto vari infortuni a varie riprese ultimamente, quindi ha giocato poco anche col Bayern. E quindi ha fatto una stagione anche un po' a fasi alterne, luci ombre. Poi per 4 settimane non si è allenato a fine stagione, 5 addirittura se non sbaglio, con una settimana di pausa in cui non si è allenato, quindi in tutto 5, sì. Quindi non ci si può aspettare che sia al massimo del ritmo. È un giocatore importante per noi, comunque che può decidere la partita con azioni spettacolari. Sappiamo che serve un po' di pazienza con lui perché non è nel suo momento migliore. Comunque è una persona che gestisce tutti questi problemini al massimo, che non si fa abbattere.
che gestisce bene i rapporti con il resto della rosa, quindi tutto bene. Quindi certo vorrebbe giocare di più come tutti gli altri che stanno giocando meno, ma è giusto così, che ci sia questa voglia, questa fame. Ilkay Gündoğan nella sua vita ha giocato in varie posizioni, mediano, centrocampista centrale, trequartista. Lei lo schiera più come trequartista e anche come punto di riferimento lì davanti per i più giovani, Musiala e Wirtz. Che ruolo svolge da questo punto di vista? Beh, Gündoğan con la sua esperienza si può inserire in tutte le nostre azioni lungo tutto il campo. Lui sa sempre anche quando è il momento di rallentare i ritmi e piuttosto che buttarsi in avanti, sa sempre dove stare sul campo. È uno di quei giocatori che ci dà copertura anche quando magari qualcuno degli altri perde palla. Sappiamo anche quali sono le sue caratteristiche davanti. È uno che fa gol spesso, come ha fatto anche contro l'Ungheria. Col City ha sempre giocato come centrocampista centrale, però sempre molto offensivo. È in posizione molto offensiva, talvolta anche in un 4-4-2 come seconda punta vicino a Haaland. Lui dà il meglio di sé quando è vicino alla porta dell'avversario, è un giocatore estremamente pericoloso per l'avversario sotto porta. Ha già fatto vari assist e gol in queste due partite. E questo perché è più sotto porta, mentre invece quando gioca da mediano è più lontano dalla porta, quindi già solo a livello di distanze riesce ad avere un impatto offensivo minore. We will now take the last three questions, starting here. Thank you. Cardine from BBC Scotland, congratulations on your qualification. Scotland, congratulazioni. So che la preoccupazione principale domani è la Svizzera, però sarebbe contento se la Scozia si qualificasse, visto che hanno, i tifosi hanno fatto tante amicizie qui in Germania. They're tough and beer drinking. Scottish fans and, beh, i scozzesi sì, bevono anche parecchia birra, fanno tanto chiasso. Cool game against the Scottish team. Io ho visto qui Monaco, è stata una bella partita con la, contro la Scozia, però faccio in bocca al lupo a tutte le squadre. Spero che tutte possano avere successo. Fondamentalmente a noi interessa vincere la partita domani contro la Svizzera e auguro il meglio alle altre squadre. Quindi tutti combatteremo per, lotteremo per i tre punti. Wie häufig haben Sie mit dem Leverkusener Trio Wirtz, Andrich, Tah über Granit Xhaka gesprochen? Quanto spesso ha parlato con i tre della sua rosa del Leverkusen di Granit Xhaka? Oppure le è bastato osservarlo durante tutta la stagione al Leverkusen? No, non ne abbiamo parlato più di tanto. Direi che posso analizzare la sua stagione anche da solo. Ha fatto una stagione fortissima, importantissima per Leverkusen, non soltanto sul campo ma anche fuori dal campo, in spogliatoio ha avuto un'importanza fondamentale e ci sono state tante partite in cui il Leverkusen ha vinto con un risultato molto risicato negli ultimi 4 minuti, quindi è anche in questi momenti che lui con la sua personalità riesce a infondere una spinta alla squadra dallo spogliatoio. La sua presenza, la sua personalità nello spogliatoio magari non è visibile per tutto, per tutti, ma è fondamentale e so che Granit comunque anche in campo ha delle qualità e delle possibilità enormi. Abbiamo comunque un'idea come fermarlo domani, ma sicuramente lui è un po' il cuore pulsante della Svizzera, è un po' la cerniera del gioco della Svizzera in tutte le fasi e è sicuramente uno dei fattori per cui Leverkusen ha giocato così bene quest'anno. Julian, verraten Sie uns wieder das Motto das oben drüber steht über dem Spiel jetzt? Qual è il motto per questa prossima partita? E poi nelle prime due partite non avete avuto grande successo sui calci piazzati, quindi questa è un po' la macchia che vuole correggere per la prossima partita?
Ja, Standards haben immer eine Bedeutung. Allora, i calci piazzati sono fondamentali. Abbiamo un allenatore che si dedica solo a questo, da noi in rosa, e ha sempre delle idee molto valide su come giocare i calci piazzati. E dopodiché sappiamo che nei calci piazzati ci sono sempre più o meno 16 giocatori in area di rigore, 4 intorno all'area, quindi gli spazi sono limitati. Non è facile neanche far gol su calci piazzati. Dobbiamo forse anche pensare di tirare fuori un po' più di giocatori dall'area di rigore su calci piazzati da parte nostra, per creare anche più opzioni, varie opzioni creative. E poi si deve anche contare ogni tanto su un errore difensivo dell'avversario sui calci piazzati, che magari non vengono spazzati bene, ed è così che si può fare gol. Io direi che comunque durante il mio mandato da allenatore gli abbiamo fatti dei gol su calci piazzati, penso anche a quello che è successo a marzo. E ad ogni modo noi siamo tutti consapevoli dell'importanza dei calci piazzati. Adesso finora certo non abbiamo fatto gol su calcio piazzato in questo europeo, però siamo consci di quanto siano importanti. Ja, hi Jona, Paul für Bild. Sie sind mit einer gelben Karte bereits vorbestraft. Lei è diffidato. Gehen Sie da mit dem Hinterkopf in das Spiel gegen die Schweiz? Questa cosa influenzerà la sua partita contro la Svizzera quando si tratterà di entrare nei contrasti? Oppure rischierà di saltare gli ottavi di finale? Beh, sappiamo tutti che siamo diffidati, quelli che lo sono. Io lo so di essere diffidato, sappiamo che c'è un rischio, però non cambia nulla nel mio modo di affrontare i contrasti domani. Hi, Dominik Rosing, Focus Online. Julian Nagelsmann sagte Ende letzten Jahres, dass Nagelsmann ha detto alla fine dell'anno scorso che questa squadra non sarà probabilmente mai la più forte dal punto di vista difensivo. Ecco, questa sua affermazione vi ha motivato, anche perché finora non avete preso, avete preso solo un gol. Beh sì, non si tratta solo della prestazione dei difensori, bensì anche di come difende tutta la squadra. Si tratta anche della compattezza quando si tratta di soffrire tutti insieme, e anche del fatto di accettare mentalmente che ci sono fasi della partita in cui siamo costretti a difendere in modo unito, compatto, ed è questo che caratterizza la nostra forza, ed è questo poi che ci dà anche la fiducia di uscire dalle situazioni difficili per poi creare noi situazioni offensive. Se guardiamo quello che è successo a marzo, ci si diceva qui in Germania che gli europei sarebbero stato una catastrofe. Invece adesso tutti parlano di una favola del calcio tedesco in questa estate. Cos'è cambiato? Perché in effetti il sostegno dei tedeschi in questi giorni è stato enorme. Che differenza fa poi giocare qui in casa l'europeo? Beh sì, lo sentiamo, il sostegno dei tifosi ci motiva tantissimo, ci spinge. Abbiamo la sensazione che i tedeschi siano tornati a credere in noi, e che quindi dobbiamo accendere ancora di più questa loro passione, ma questo può succedere solo se crediamo in primis noi, in noi stessi. Non saprei quale sarebbe il segreto, ma direi che è perché siamo riusciti a rimetterci in carreggiata, portando a casa delle partite con successo e iniziando poi il torneo con questa energia positiva. Martina Knief, ARD. Herr Tah, der Trainer hat ja die Aufstellung eben schon verraten. Das ging ja sehr schnell, indem er gesagt hat, es bleibt die gleiche. L'allenatore fondamentalmente ci ha svelato la formazione dicendoci che non cambierà un granché, perché vuole che ci sia un rodaggio ulteriore dei meccanismi. Ma non vi stancate troppo in questo modo? Beh, questa stagione ho già giocato talmente tante partite e ho dovuto gestire la mia stanchezza, accettare la stanchezza fisica, accettare magari di essere in fase di recupero anche un giorno prima della partita, ma ecco, anche in queste situazioni sappiamo, perché siamo professionisti, come tornare al 100% per l'inizio della gara. Perché sarebbe così importante vincere il girone? Che differenza fa per gli ottavi di finale? Beh, è la nostra mentalità.
Milano, quella da Vincenti, vogliamo vincere ogni singola partita. E certo, vogliamo vincere il girone, non c'è dubbio, perché vogliamo essere i primi, vogliamo vedere il nostro nome, Germania al primo posto, è anche la giusta aspettativa, quindi sono d'accordo con la volontà di Nagelsmann da questo punto di vista. Florian Blattenberg von Sky, was ist bei dir passiert in den letzten Monaten? Cosa è successo negli ultimi mesi? Perché sei diventato un leader assoluto, sei stato in rosa per vari tornei ma non eri mai titolare, adesso sei titolare irremovibile. Tu e Antonio avete sviluppato un'intesa, avete dei messaggi segreti tra di voi per dar vita a questa intesa, avete qualche rito che fate insieme prima delle partite, qualche segnale nascosto che vi mandate in partita per gestire la difesa? Ma allora no, non c'è nessun rituale, non c'è nessun segnale segreto speciale tra di noi. Certo, comunichiamo tanto l'uno con l'altro, non solo in campo ma anche fuori dal campo, il che è fondamentale. Abbiamo fatto qualche partita insieme ultimamente in nazionale ed è fondamentale per essere più rodati come coppia. Io devo dire che ho avuto sì delle batoste nel corso della carriera, sono stato in seconda linea spesso, mi sono chiesto in quelle situazioni cosa posso fare per migliorare, e ho dato il meglio e eccomi qui e voglio sfruttare questa occasione che mi viene data. Hai visto la partita Danimarca-Inghilterra? Hai visto questo Prato come reagisce quando magari si fa una scivolata, specie da parte dei difensori di stazza un po' maggiore? Ecco, questo Prato in queste condizioni, e come cambierà il tuo modo di giocare e cosa ci puoi dire di Granit Xhaka? Sì, ho visto la partita, mi ricordo anche la nostra partita qui contro l'Olanda di qualche tempo fa, il campo non era in condizioni ottimali, ma sono fattori di cui non voglio parlare perché non posso cambiare un granché, né io né il resto della squadra. Il campo sarà quello che sarà e dobbiamo adattarci a questa realtà al meglio delle nostre possibilità. E poi su Granit l'ho sentito, ci siamo scritti negli ultimi giorni e sono contento di incontrarlo domani in campo. More questions? Yes, in the back. Jörn Main vom Spiegel, Herr Tha. Manuel Neuer hat eigentlich gesagt, eine Mannschaft, die immer von hinten nach vorn und von innen nach außen gecoacht. Wie coachen Sie diese Mannschaft und wie coachen Sie speziellen Spieler wie Max Mittelstädt, der jetzt noch nicht so oft da allenatore in campo durante le partite? Ecco, in che modo e che tipo di indicazioni dà, per esempio, a un Maximilian Mittelstädt? Sì, certo, da dietro noi difensori abbiamo la prospettiva migliore su quello che avviene sul campo e quindi possiamo fare un po' da allenatori in campo. Sono abituato a comunicare molto e a dover comunicare molto con i miei compagni di squadra, un po' perché fa parte della mia persona, come mia indole, e un po' anche perché ce lo si aspetta dai giocatori nella mia posizione, che hanno questa migliore visione del gioco. Su Max Mittelstädt posso dire che ha fatto una stagione veramente ottima. Cerco di comunicare anche con lui il più possibile in campo, ma anche senza le mie indicazioni, devo dire, se la cava alla grande. Domanda da un giornalista svizzero. Adesso per un anno hai giocato nello stesso spogliatoio con Granit Xhaka, cosa ci puoi dire di lui non soltanto in campo, ma anche appunto nello spogliatoio fuori dal campo? Quali sono le sue caratteristiche? Abbiamo un rapporto ottimo, io e Granit. Ci siamo conosciuti molto bene ultimamente, è una persona che ha tutte le caratteristiche per assumersi le responsabilità, essere un leader, vuole vincere sempre, ha questo ruolo di leader anche in spogliatoio e si vede anche da come scende in campo che vuole vincere ogni partita e che dà tutto quello che può per che tutto funzioni al meglio nella sua squadra, quindi domani sarà un incontro avvincente sicuramente. Michael, Fußball News, hallo Jonathan. Buongiorno Jonathan. Quando costruite, costruite a tre dietro con Toni Kroos che scende e tra te e Rüdiger, ecco, che sensazione di sicurezza dà avere vicino un giocatore come Toni Kroos con una quota di passaggi giusti, enorme, esorbitante? Toni, sappiamo che ha delle qualità veramente
veramente allucinanti nella gestione della palla, è divertentissimo, è un piacere giocare con lui, è davvero da grandissima tranquillità quando il pallone è tra i piedi, detta il ritmo alla squadra, aumentandolo nei momenti giusti, è incredibile quello che ci dà di partita in partita. È veramente fantastico giocare al suo fianco. Thank you, Jonathan. Thank you all for your attendance. The next activity will be the Switzerland press conference at 6:45. Thank you. La conferenza stampa della Svizzera alle 18:45.